Ciao a tutti, io sono Alessandro Azzini e voi siete su Sardinia World, il canale dedicato al combattimento, alla rievocazione storica e all'archeologia sperimentale. Oggi voglio rispondere alla domanda che mi ha posto uno dei miei Patreon, Federica Maccioni, nonché fan da molto tempo del canale e carissima amica ormai da tempo. Relativamente all'ultimo video pubblicato, una delle domande a mio parere più interessanti è stata con questi anelli, magari presenti in alcune spade nuragiche, non è pericoloso magari combattere e avere la mano così come dire legata all'oggetto e quindi la possibilità che nel momento in cui serve doverla lasciare sia effettivamente difficile se non impossibile farlo? Questa non è una domanda affatto banale, anzi è una domanda molto interessante che apre nuovi quesiti e delle possibili soluzioni. La risposta a questo quesito quindi può essere data su due livelli. Uno è quello del design, della user experience, cioè la possibilità di utilizzarle o meno, a seconda di quello che ritiene sia utile l'utilizzatore, e l'altra invece è una risposta legata ai pro e ai contro di un simile artificio. La prima è quella comunque legata al fatto che tutte le varie modifiche in un oggetto apparentemente semplice come una spada sono il frutto di una continua e costante sperimentazione da parte di chi le utilizza e un dialogo continuo con gli artigiani che le producono, se non addirittura pensare che nei primi esempi gli stessi utilizzatori delle armi fossero anche gli artigiani che poi le producevano, quindi dei capi fusori, tra virgolette. La cosa interessante è legata al fatto che comunque questa indicazione fa pensare che l'arma non andasse a cozzare contro un'altra arma. Perché? Beh, anzitutto perché in antichità si utilizzava lo scudo. Si utilizzava principalmente lo scudo che serviva appunto, non lo avvicino nel modo con cui dovrei fare, sarebbe questo, però in antichità lo scudo veniva utilizzato insieme alla spada proprio per sopperire alla mancanza di guardia, e questo vedremo che rimarrà non solo in epoca classica, quindi greci, romani, ma addirittura in epoca medievale, con delle spade apparentemente, diciamo, semplici come quelle vichinghe, che sono sì dotate di una sorta di guardia, ma talmente tanto esigua da, almeno personalmente, farmi ritenere che non sia effettivamente una guardia. Continua a supportare questa idea il fatto che la spada e lo scudo in epoca vichinga fossero praticamente la combinazione perfetta per un combattimento. Nell'età del bronzo non doveva essere troppo dissimile, quindi con uno scudo più o meno circolare, ad esempio, come quello mostrato nei bronzetti nuragici, o a forma di mezzaluna come quelli micenei, se non di vario tipo, egizio, ittita, eccetera, eccetera. Il combattimento comunque si faceva principalmente con spada e scudo, se non per la maggior parte delle persone con delle asce, come tra l'altro mostrano le iconografie egizie. Cosa avveniva? Avveniva che le spade tra loro non andavano a cozzare. Il problema che l'arma possa scivolare e quindi tagliare il dito non si pone. La preoccupazione maggiore per chi realizzava queste armi e per chi chiedeva di fare delle modifiche era che l'arma avesse l'esatto modo di poter essere impugnata secondo le loro preferenze e quindi una maggiore capacità di impiego. Ad esempio, pensate anche soltanto a dare un colpo stringendo l'arma a martello e un colpo stringendo l'arma con il dito indice nel ricasso o in questa sorta di anellino o nei cornetti. L'arma diventa ovviamente molto più maneggevole, come se stesse utilizzando una canna da pesca. Quindi lo scudo sopperiva alla mancanza evidente di guardia, ma anche l'utilizzo di guantoni armati, come sono mostrati nei bronzetti nuragici, assolveva questo compito. E allora si torna alla domanda principale: perché questo anellino posto a difesa, diciamo, del dito? Beh, probabilmente perché, essendo comunque in posizione più avanzata rispetto al manico semplice, certo, è una possibilità che l'arma avversaria, magari a seguito di una parata estemporanea per vari motivi, comunque possa andare magari verso la mano. La presenza dell'anellino sicuramente
permette di evitare questo problema, tutelandolo in maniera un po' più, come dire, più precisa rispetto al ricasso pure semplice senza protezione ulteriore. E questa cosa, tra l'altro, è un'evoluzione convergente che si osserva anche nelle spade medievali. Nelle spade medievali, poi in quelle rinascimentali sempre di più, sempre ulteriormente, si iniziano a vedere in alcune iconografie i cavalieri che mettono il dito sopra la guardia. Questo ovviamente con l'utilizzo deve aver indotto o comunque deve aver suggerito che forse a livello di protezione non era esattamente la migliore idea del mondo, però sicuramente avevano riscontrato un miglioramento nel maneggio dell'arma e quindi da lì probabilmente la richiesta da parte di alcuni di aggiungere un ponticello, un anello sopra la guardia a forma di croce, sopra l'elso, a protezione ulteriore del dito. Da lì, sempre con varie evoluzioni e attraverso il passare dei decenni e dei secoli, si arriva a quella che è la gabbia vera e propria, ad esempio nelle spade rinascimentali, e notate la differenza tra una spada nuragica e una spada rinascimentale, dove effettivamente l'unica differenza rispetto a quella rinascimentale è che è presente tutta questa gabbia. Notate come effettivamente l'impugnatura si restringa nella parte del ricasso, esattamente come nella spada nuragica. La spada nuragica praticamente manca di tutta questa sorta di complessa gabbia metallica che invece è presente nelle spade rinascimentali, perché probabilmente lo stile di combattimento era già diverso, si stava evolvendo. La spada poteva essere usata per parare, lo sappiamo di per certo tramite i manuali. Nell'età del bronzo probabilmente no, perché le armi in bronzo sono molto più, come dire, si piegano molto più facilmente. Qua stiamo parlando di acciaio ed è tutta un'altra storia. Ovviamente queste sono repliche in nylon d'allenamento, io lo sto usando in senso, come dire, come esempio. Quindi lo stesso problema si porrebbe per questa, cioè effettivamente in questo modo non è più difficile lasciare l'arma una volta che ad esempio abbiamo la necessità per qualsiasi motivo di farlo? Sì e no, perché in realtà il movimento è molto veloce, anche se fosse presente un anello più stretto non troverei tutta questa difficoltà. L'unica difficoltà potrebbe essere nel caso in cui durante un disarmo qualcuno vada a girarmi l'arma ed effettivamente la presenza di questa gabbia impedisce di liberare subito la mano e quindi è possibile spezzarlo. Questo nei manuali viene definito giochi stretti ed è un semplice disarmo, ma se pensate la stessa cosa può essere applicata a una pistola. La pistola presenta, come dire, il ponticello in cui si inserisce il dito. Effettivamente nei vari disarmi che mostrano alcuni si vede girare l'arma nel senso opposto, quindi sfruttando l'anello come un impedimento. Il punto è arrivare a togliere l'arma di mano alla persona, perché nel caso di una pistola quella spara, e tra l'altro a distanza da lontano come a distanza ravvicinata. Nel caso di un'arma, certo, il disarmo da lontano non può essere fatto, deve essere fatto da vicino, però è tutta affilata. Quindi arrivare a impugnare, a prendere una lama, è molto difficile, a mio parere quasi impossibile. Ovviamente viene mostrato in manuali, alcuni hanno provato a impugnare, a tirare spade affilate, io sinceramente non lo farei. Il mio combattimento si baserebbe su altro. Però il punto qual è? Il punto è che l'arma poi si evolve nei secoli con il variare anche degli stili di combattimento. La protezione della mano diventa sempre più complessa o comunque più protettiva, come nel caso di questa basket hill inglese, anzi scozzese, dove effettivamente non è più la mano come nelle spade ad esempio medievali a essere vicino al corpo. Se vi guardate negli stili di scherma medievali, la spada non viene tenuta di fronte al corpo, ma spesso in certe guardie è posta, come dire, vicino alla testa. L'ipotesi è che tra scegliere di colpire l'arma, che è assolutamente inutile, e colpire magari la faccia quando si è in cosiddetta misura dell'avversario, è sicuramente un vantaggio molto maggiore. E quindi tra le due non si va certo a colpire l'arma. Negli stili schermistici sempre più avanzati,
a livello cronologico del 1600, del 1700, del 1800, la spada con la protezione viene tenuta ben lontano dal corpo, perché si sfrutta questa gabbia, questa tazza, dipende dal tipo di arma che state valutando, questa basket hilt ad esempio, proprio come scudo, come se fosse uno scudo tenuto lontano dal corpo. Quindi immaginatevi lo stesso gesto, però sotto forma di spada, per proteggere maggiormente la figura. L'ultima evoluzione poi si ha negli esempi del 1800-1900, dove nel caso di questa Albertina vedrete che due dita possono passare in questa sorta di anello. Questo purtroppo è un esempio rovinato, regalatomi da un caro amico che ringrazio ancora, grazie Antonello. Vedete come il maneggio di quest'arma, grazie a questo anello, sia molto maggiore, si riesca a fare proprio una sorta di leva. Se questo non fosse stato presente, l'arma, immaginiamo in questo modo, è molto molto più difficile da maneggiare. Arriviamo infine a quelli che sono i pro e i contro dell'utilizzo di una modifica, che può essere un vantaggio o meno a seconda dei casi. E vi farò l'esempio degli scudi. Gli scudi, ad esempio, possono essere imbragati, come alcuni scudi medievali, quelli cosiddetti a goccia o kite o ad aquilone, che vengono tenuti vicino al corpo grazie a questo imbrago. Sono molto pesanti, quindi hanno necessità dell'imbrago, un po' come l'aspis greco, che essendo talmente grande e pesante necessita proprio di tenerlo vicino con questo doppio imbrago per il braccio, una sorta di maniglia e un passante per l'avambraccio. E cosa succede? Succede che effettivamente con questo tipo di scudi l'avversario potrebbe venire a prendere lo scudo e girarci il braccio. Questo è un inconveniente, è uno svantaggio, che ad esempio negli scudi della polizia, da discorsi avuti con dei rappresentanti dell'ordine, è stato superato tramite una sorta di volano, la possibilità che lo scudo ruoti senza che però la maniglia e l'imbrago si possano spostare, cioè quelli rimangono fermi ma lo scudo gira. Questo ad esempio è stato fatto per sopperire a questa mancanza. Una mancanza che tuttavia ha, dei pro e dei contro, perché lo scudo tenuto in questo modo è più saldo, è più resistente, è più difficile a strappare, perché sì, qualcuno può provare a girarlo, ma voi farete al tempo stesso forza per tenerlo. Lo stesso può dirsi per lo scudo invece con la maniglia, e anche questo può essere girato per disarmarvi. È ovviamente più semplice lasciarlo, a differenza di quella di imbrago, che però è più resistente da tenere. E questo concetto si può ad esempio applicare alle spade in bronzo, con gli anelli, col ricasso o meno, come stavamo parlando all'inizio del video. Voi immaginatevi un'arma priva di questi accorgimenti, che effettivamente potrebbe, nel caso in cui venga ad esempio impugnata dall'avversario, in qualche modo magari si incastra sullo scudo, si infila da qualche parte e non si riesce a tirarla, effettivamente in quel momento potrebbe sussistere la necessità che l'arma è bloccata, però comunque abbiamo necessità di allontanarci, e lì si rende effettivamente necessaria la possibilità di mollare l'arma. Anche nel caso di un disarmo, ad esempio, eccetera. Questa possibilità, per quanto sia effettivamente impellente, una necessità, che pone effettivamente un serio problema, a mio parere, anticamente non sussisteva in modo così preponderante. Perché? Diciamo che la possibilità che l'arma si incastri nello scudo è ovviamente preventivata. È preventivata e uno spadaccino cercherà di evitare che la spada vada a bloccarsi sullo scudo avversario, cioè che lo tagli e si impigli, si intrappoli, che è proprio il motivo per cui venivano realizzati degli scudi comunque che si potevano rompere, altrimenti li avrebbero fatti indistruttibili. Quindi quella possibilità, oppure il fatto che la spada si incastri e non riesca ad uscire, sono delle possibilità contemplate. Dal mio punto di vista è preferibile
che l'arma invece sia più sicura, non venga persa di mano una volta infilatasi da qualche parte, bloccata da qualche parte, anzi sia talmente ancorata alla mano che sia necessario fare molta forza, quindi sia quasi impossibile perderla, piuttosto che perderla ed essere disarmati. Durante una rievocazione storica romana mi era capitato di aver perso il gladio, di essere comunque rimasto con lo scudo e grazie al fatto di che comunque scudo romano sia praticamente un'arma esso stesso, sono riuscito, ma lì si trattava ovviamente di una simulazione, a mantenere il mio ruolo e al massimo a defilarmi lentamente. Lo stesso probabilmente accadeva in antichità, però pensiamo a delle armi di questo tipo, ovviamente lì viene meno la possibilità che la persona possa ledere l'avversario e quindi risulta fondamentalmente inabile a poter combattere, non, mancandogli l'arma effettivamente non può più ferire gli avversari o concludere il combattimento. Spero che il video vi sia piaciuto, se avete delle domande scrivetemele qua nei commenti, cercherò di rispondervi nei prossimi video. Se volete sostenere il canale controllate il link più sotto, su Patreon, su Ko-fi e i vari link su Facebook, Instagram, eccetera, eccetera. Un caro saluto e a presto. Ciao!